Conservatorio e università devono crescere insieme perché con la ricerca rappresentano le tre anime del ministero che dirigo. Anna Maria Bernini comincia da qui, al Conservatorio di Benevento, dove ha inaugurato l'anno accademico. L'arte e la scienza, l'università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica debbono essere strettamente legati. Il ministro è stato accolto dalle note dell'orchestra del Nicola Sala e dalla presidente Caterina Meglio, che ha parlato di un conservatorio in forte crescita. Con l'attrazione di studenti che vengono un po' da tutte le parti del mondo. A questo poi aggiungiamo tutte le nuove cattedre che sono state autorizzate. 14 cattedre portano lustro a questa nostra istituzione. La seconda tappa beneventana per il ministro, che in mattinata ha presenziato all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università del Sannio, rilanciando l'impegno per le aree interne. Dobbiamo fare di più e devo dire che le stesse aree interne, in particolare Unisannio, si stanno muovendo molto bene, perché hanno creato, e qui ho il rettore al mio fianco, ma non perché è qui, hanno creato un'offerta formativa molto adatta al territorio, molto basata sull'offerta scientifica e tecnica, che è un po' il nostro futuro, senza dimenticare la materia umanistica. La nostra sfida, ed è la cosa più importante, è tenere i nostri studenti e laureati qui, nelle aree interne. Quello che noi dovremmo fare è cercare di perequare tutta l'Italia, cioè di portare i territori a un livello di benessere e di prosperità. Questo è un po' il senso del PNRR, equilibrato ovunque.